Bentrovati in studio con TRC Notizie. La rivelazione dell'aprile scorso e a farla è lo stesso collaboratore di giustizia che ha indicato nel boss dell''ndrangheta lo giudice, l'autore della bomba contro i magistrati della Procura di Reggio Calabria. L'ultima rivelazione di Luigi Rizza, 43enne, esponente del clan mafioso catanese dei Cappello, è quello di un progetto di attentato che Giuseppe Riina, figlio del capo di Cosa Nostra, tornato libero da 2 giorni, avrebbe messo a punto nel 2009 contro l'allora ministro della giustizia, l'agrigentino Angelino Alfano, per fargli pagare l'inasprimento del regime carcerario del 41 bis. Ai magistrati della Procura di Catania, che indagano sulle due rivelazioni, Luigi Rizza ha detto di essere stato portatore di un messaggio che gli sarebbe stato consegnato in carcere a Padova dal figlio di Riina e da un altro detenuto, Umberto Bellocco. E la direzione distrettuale antimafia di Palermo ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ai soggetti coinvolti nell'inchiesta denominata Maginot, che portò all'arresto di 10 presunti fiancheggiatori del boss Giuseppe Falsone. Il blitz scattato il 14 luglio scorso portò all'arresto degli indagati, le cui difese ora, entro 20 giorni, potranno prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate, presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio. Ed è stato rinviato al prossimo 25 ottobre alle ore 15 il processo antimafia Family, in cui sono imputati castrofilippesi Antonino Bartolotta, l'86enne sospettato di essere il capomafia del paese, e l'ex sindaco Salvatore Ippolito. La difesa del pensionato, rappresentata dagli avvocati Manganello e Gaziano, ha chiesto al collegio giudicante del Tribunale di Agrigento, presieduto dal giudice Messina, di acquisire gli atti medici relativi allo stato di salute di Bartolotta, che per la sua infermità fisica è impossibilitato a presenziare le udienze. In aula questa mattina, oltre naturalmente al collegio difensivo, c'erano Ippolito, mentre ad assistere al processo l'imprenditore bivonese Ignazio Cutro, presidente dell'associazione Libere Terre, costituitasi parte civile assieme alla provincia regionale di Agrigento e al comune di Castrofilippo. Il blitz antimafia Family scattò a Castrofilippo nel settembre del 2010 con 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere. I 3 imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono stati già condannati in primo grado a pene tra gli 8 e i 10 anni di carcere. Gli arresti domiciliari sono stati concessi ad un romeno di 37 anni, Gheorghe Iorde, residente a Palma di Montechiaro, e da 8 mesi in carcere dopo una rissa avvenuta nella città del Gattopardo. Il difensore dello straniero, l'avvocato Gianfranco Pilato, ha ottenuto la misura cautelare meno afflittiva per il suo assistito per consentire alla moglie di andare a lavorare senza bisogno di accudire i suoi 3 figli che rimarrebbero col padre. In carcere per lo stesso episodio rimangono 2 nipoti dell'indagato. E il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento ha convalidato l'arresto dei 2 giovani ligatesi, Toni Ziccardi e Daniel Faraci, accusati di concorso in furto aggravato e colti in flagranza di reato dagli uomini del commissariato di Palma di Montechiaro sabato scorso. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha applicato ai 2 giovani, difesi dall'avvocato Rosario Didato, la misura degli arresti domiciliari. Il giudizio direttissimo, invece, è stato fissato per giovedì prossimo in accoglimento del termine a difesa richiesto dal legale dei 2 indagati. E i carabinieri di Licata hanno denunciato 3 persone per violazione delle norme sulla tutela ambientale, per trasporto di rifiuti nocivi pericolosi. 2 grossi camion e un'auto carichi di rifiuti ferrosi sono stati sequestrati. 2 assoluzioni e 6 condanne al processo a carico degli extracomunitari coinvolti nel danneggiamento del centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta avvenuto alla fine del 2009. Gli stranieri appiccarono un incendio e tentarono di fuggire dalla struttura. Sono completamente estranei dall'accusa di aver appiccato l'incendio ai padiglioni del centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta 2 degli extracomunitari imputati, mentre altri 6 ospiti della struttura, sebbene pure scagionati dalla stessa accusa, sono stati condannati a 8 anni ciascuno per aver devastato il centro. Si è chiuso così il processo di primo grado a carico degli 8 imputati per la rivolta esplosa nella notte tra il 13 e il 14 novembre del 2009. Il tribunale collegiale ha assolto Mohamed Salih, di 25 anni, e Ahmed Ktib,
club di 21 per non aver commesso il fatto in relazione al reato di incendio di cui solamente rispondevano. E dopo la lettura del verdetto entrambi sono stati scarcerati. Il collegio giudicante, di riflesso con identica formula, ha assolto dalla stessa imputazione Hussein Barira di 30 anni, Akraf Balun di 23, Marawan Maraz di 20, Makar Montasar di 30, Ben Salam Moncef Hamza di 41 e Ahmad El Akouri di 25, ma li ha riconosciuti colpevoli per la devastazione e ha inflitto 8 anni di reclusione senza concedere le attenuanti generiche. Per tutti gli imputati, di nazionalità marocchina, algerina e tunisina, il PM Marina Ingoia aveva chiesto la condanna a 9 anni, ma per entrambe le accuse. Gli 8 imputati alla sbarra fanno parte dei 21 incriminati a seguito dell'indagine dei poliziotti della Digos che identificarono i rivoltosi che volevano evadere dal CIE. Quella notte alcuni ribelli tentarono di sfondare il cancello usando a mo' di ariete il tavolo d'acciaio della mensa. Non riuscendoci, qualcuno incendiò lenzuola e materassi dei padiglioni dormitori, mentre altri lanciarono sanitari, tavoli e sedie contro le forze dell'ordine che solo all'alba sedarono la sommossa. I rivoltosi vennero individuati attraverso le testimonianze di altri 4 ospiti del centro e degli operatori della cooperativa Albatros. Ma proprio le discordanze, quindi l'inattendibilità dei loro racconti, così come le modalità del fotoriconoscimento da parte degli altri immigrati e l'impossibilità a risentirli al dibattimento perché irreperibili, sono stati i punti critici evidenziati dagli avvocati che chiedevano l'assoluzione da tutte le accuse. Il secondo troncone processuale per gli altri 8 imputati stranieri poi arrestati alla frontiera inizierà a fine mese. Le fiamme gialle della compagnia di Caltanissetta hanno scoperto il titolare di un'impresa edile di San Cataldo che ha omesso di denunciare al fisco gli ingenti ricavi ottenuti con la vendita delle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati dalla sua ditta. La verifica eseguita dalla finanza ha permesso di far emergere elementi di reddito sottratti a tassazione con la conseguente notevole pretesa erariale per la derivante evasione di imposta concretizzata. Infatti, grazie anche ad una minuziosa analisi dei flussi finanziari riconducibili all'imprenditore controllato, gli investigatori sono riusciti a ricostruire meticolosamente l'effettivo giro d'affari dell'impresa degli ultimi 5 anni di imposta, accertando così che lo stesso ha sottratto all'imposizione redditi per oltre 1,1 milioni di euro, dai quali scaturisce una complessiva evasione IRPEF, IRAP ed IVA per circa 330 mila euro. Adesso i centri di accoglienza di Lampedusa non sono adatti ad accogliere gli immigrati irregolari che arrivano sulle coste italiane. Quanto si legge in un rapporto di una sottocommissione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, redatto dopo la visita condotta lo scorso maggio sull'isola, i centri di accoglienza devono mantenere questa funzione e non trasformarsi in centri di detenzione, ha sottolineato il presidente del sottocomitato, il parlamentare britannico Christopher Shop. Nel rapporto si esprime preoccupazione per la situazione a Lampedusa, rilevando che non è migliorata da quando fu condotta la visita a maggio. È l'inarrestabile flusso migratorio che dal Nord Africa attraversa il Mediterraneo, con il carico di speranze e di attese che accompagna i migranti nell'approdo in terra di Sicilia, richiede una valutazione approfondita del Parlamento europeo che con una propria delegazione si recherà a Lampedusa, Porto Empedocle, Agrigento e Palermo dal 24 al 28 novembre, lo annuncia l'europarlamentare del PPE e vicepresidente della Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni del Parlamento europeo Salvatore Iacolino. La delegazione sarà composta da almeno 12 parlamentari europei e dai rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia Frontex. La Giunta regionale ha approvato il bilancio e il disegno di legge di stabilità regionale per il 2012. Il bilancio ammonta a circa 27 miliardi di euro ed è in linea con il patto di stabilità e risparmi previsti. Prevede riduzioni per la spesa di tutti i dipartimenti regionali per dare corso a quanto indicato nella manovra nazionale, mentre vengono mantenuti inalterati i trasferimenti agli enti locali. E partirà a breve la raccolta differenziata nei comuni appartenenti al lato AG3. Sono state diverse le risposte giunte al bando pubblico presentato dalla Dedalo Ambiente, che adesso sarà chiamata a scegliere la migliore tra le proposte avanzate. Riunione questa mattina dei sindaci dei comuni appartenenti al lato AG3, alla Dedalo Ambiente, per discutere di un aspetto importante. Infatti la società d'ambito si avvia verso la raccolta differenziata. Eh sì, abbiamo fatto un bando pubblico per capire se c'era qualche associazione presente nel territorio o anche fuori dal territorio nostro che ci poteva dare un'idea come
poter fare, o meglio aumentare la percentuale della differenziata prevista dalla legge 9 regionale. Ebbene, sono arrivate 3 proposte, ora le stiamo esaminando, anzi insieme ai sindaci, abbiamo visto che ce n'è qualcuno molto interessante, qualcuno parla di cosiddetto ecopunto, cioè dire che tu vai lì, ci porti la differenziata, te la pesano, equivalente poi a dei punteggi, i punteggi valgono qualche premio, tipo quello che vediamo noi al distributore di benzina, è simile, qua ci saranno generi alimentari oppure ci saranno anche i buoni di benzina, e quindi credo di poter far partire la differenziata in questo modo, quindi a giorni ne sapremo di più. Ecco, quindi questo è un segnale anche importante che voi date all'esterno verso questa cultura che è poco diffusa ancora nel nostro territorio. Sì, come diceva qualche sindaco, è il senso di civiltà più che altro. Ecco, questo è un messaggio importante che noi abbiamo il dovere di mandarlo a tutti i nostri concittadini. E, oltre al risparmio c'è anche questa cosa importantissima. Un'altra cosa importante è che dobbiamo aumentare la percentuale, anche perché giorno addietro, dopo 2 anni che lavoriamo su un progetto di un impianto di compost che si farà proprio qua all'area industriale di Ravanusa, una cosa importantissima di circa 6 milioni, quindi con il compost, quindi significa la differenziata anche con l'umido, che è importantissimo, e quindi deve riuscire a portare in meno alla discarica di Siculiana. Ecco. I gruppi consigliari del Comune di Canicattì, rappresentati dal Popolo della Libertà, Partito Democratico, Canicattì Prima di Tutto, i Meridionali e Canicattì Futuro, denunciano all'opinione pubblica l'atteggiamento che definiscono di prevaricazione verso i consiglieri di minoranza da parte di una maggioranza incapace di confrontarsi nel pieno rispetto delle norme. Al riguardo, l'atteggiamento compiacente, afferma l'opposizione, del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Generale, hanno permesso al Consiglio Comunale la trattazione del rendiconto della gestione per il 2010 senza l'osservanza di elementari norme regolamentari. Lo stesso atteggiamento è stato posto in essere in occasione della discussione del piano di valorizzazione e alienazione dei beni di proprietà comunale. La vendita dei beni dovrebbe essere finalizzata all'ottenimento del massimo ristoro per le casse comunali, al fine di avere quelle risorse economiche necessarie per migliorare i servizi offerti dal Comune. Il piano proposto dall'amministrazione, approvato dalla maggioranza allargata, secondo l'opposizione, ubbidisce a logiche completamente opposte ed inconfessabili. È doveroso informare i cittadini che il piano delle vendite dei beni comunali prevede la dismissione di terreni agricoli seminativi collocati nell'immediato centro urbano ad un valore medio di 1 euro al metro quadrato. Dal prossimo 9 ottobre le famiglie italiane saranno chiamate a compilare il questionario relativo al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Sono già ben 8 milioni le famiglie che hanno ricevuto il questionario e le spedizioni continueranno fino al prossimo 22 ottobre. I termini di consegna del questionario debitamente compilato si apriranno il 10 ottobre e si chiuderanno il 20 novembre prossimo. Il Comune di Canicattì questa mattina ha presentato iniziative e uomini messi in campo per rendere più facile il censimento. L'amministrazione ha organizzato questa conferenza stampa per dare delle spiegazioni sul censimento. Ogni cittadino, ogni famiglia sta ricevendo a casa una busta con un modello da compilare. Capiamo che ci sono delle difficoltà, alcuni hanno difficoltà a riempirlo, per cui abbiamo deciso di dare delle spiegazioni su come fare. La novità di questo censimento è che si può compilare online, quindi chi è in condizione di farlo può farlo direttamente dal computer, chi non è in condizione di farlo può farlo cartaceo, quindi compilare il modello con la penna e poi farlo pervenire qua all'ufficio Istat, al comune, oppure portarlo alla posta. Chi invece non riesce a fare nessuna delle due cose poi riceverà a casa la visita di un rilevatore che assieme ad ognuno di voi, a ognuno di noi, compilerà questo modello. Voglio intanto dire qualche altra cosa per quanto riguarda quello a cui stiamo assistendo in questo momento. Vediamo che ci sono dei cittadini in difficoltà perché non sanno cosa fare, si rivolgono ai patronati, si rivolgono a gente che non ha titolo per farlo. A questi cittadini noi diciamo: se non potete farlo statevene a casa.
appena a novembre riceverete, novembre-dicembre riceverete a casa il rilevatore munito da un tesserino di riconoscimento che vi aiuterà a compilarlo. State tranquilli, non preoccupatevi. L'altra cosa che intendo sottolineare è che il censimento ha solo dei fini di fotografare la situazione italiana e non ha nessun fine a livello di contributi, eccetera, eccetera. Quindi state tutti tranquilli. Fare il censimento, compilare il modello è un dovere civico. E il Comune vi metterà in condizione di farlo tranquillamente senza preoccupazione. L'anarese Gera Destro aderisce all'Associazione Autonomisti Forti e Liberi. L'idea di dar vita a un movimento, dichiara l'ex amministratrice, nel quale il cittadino è protagonista delle proprie scelte e si organizza in modo autonomo per incidere sul futuro del proprio territorio e la credibilità degli amici che lo rappresentano, mi hanno spinto ad aderire con entusiasmo agli Autonomisti Forti e Liberi. Soddisfazione viene espressa dai componenti del comitato di reggenza del movimento, in primo luogo da Calogero Morello e Giancarlo Granata. Si conclude questo pomeriggio a Canicattì la 2 giorni di incontri culturali dedicati ai poeti siciliani che hanno scritto di San Francesco. L'iniziativa è ospitata nella chiesa votata al patrono d'Italia. Dall'Umbria alla Sicilia, che fonte di ispirazione si rivela San Francesco? Diciamo che ci sono sempre dei riferimenti al santo di Assisi anche nella letteratura siciliana. In particolare, per quanto mi riguarda, parlerò del rapporto tra Pirandello e un francescanesimo tutto pirandelliano, diciamo. Quindi, e poi ci saranno altri che invece parleranno del rapporto tra la letteratura siciliana e il santo. Ho avuto modo di studiare proprio scrittori toscani e sono molto legati alla figura di San Francesco, perché anche siamo vicini alla terra francescana, e in Sicilia ne abbiamo moltissimo, per diffusione, per lavoro, per presenza, per studiosi e per attivisti nel mondo francescano, tra cui anche il vostro concittadino La Lumia, di cui parleremo domani come cappuccino e come autore anche di testi e di una vita esemplare ispirata al modello San Francesco. Noi ogni anno con la festa di San Francesco iniziamo il nuovo anno pastorale, e quest'anno abbiamo avuto anche questa possibilità, questa gioia di avere, oltre che al programma religioso, anche questo programma culturale molto importante. Noi durante l'anno parliamo tanto di San Francesco, conosciamo la vita, cerchiamo di imitare il suo esempio e i suoi insegnamenti. Invece quest'anno abbiamo la possibilità di conoscere quando scrittori, poeti siciliani hanno scritto su San Francesco, su questo grande santo. E quando abbiamo pensato a questo programma, io con entusiasmo ho accolto con piacere questa iniziativa, perché anche questo è un momento bello, un momento forte. E io devo ringraziare qua quanti si sono adoperati proprio per avere questa bella iniziativa nella nostra parrocchia. Purtroppo il tempo inclemente, che non era previsto, non favorirà l'afflusso di tantissime persone, ma già vedo che tanti sono arrivati. Perciò quest'anno abbiniamo il momento spirituale anche al momento culturale in onore di San Francesco. L'amministrazione comunale è sempre presente alle iniziative organizzate dal proprio, sempre gli argomenti sono molto molto interessanti. Oggi si parlerà di San Francesco. Noi qui a Canicattì abbiamo un grandissimo esempio di amore e di vita francescana, che è il nostro padre Gioacchino La Lumia. Poi devo dire che San Francesco dal 1979 è il patrono dell'ecologi, quindi di chi ama e rispetta non solo la natura ma tutto il creato.
La Fondazione Ollus Rita Levi Montalcini ha donato 10 volumi alla Biblioteca Comunale di Licata tramite la sezione cittadina della FIDAPA, che a sua volta li ha ricevuti da Giuseppina Tripodi, da oltre 40 anni collaboratrice diretta sia all'elaborazione di molteplici progetti che alla stesura dei libri dell'illustre scienziata di fama mondiale. Tripodi il prossimo 5 novembre incontrerà l'amministrazione comunale, gli studenti che nel corso degli anni passati hanno avuto modo di partecipare ai progetti della FIDAPA in materia di riconoscimento dei diritti alle donne africane. Gli alunni delle scuole di Castrofilippo hanno preso parte questa mattina alla celebrazione della messa di San Francesco nella Chiesa Madre, che apre ufficialmente l'anno scolastico 2011-2012. Tra i banchi della parrocchia anche il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo, il commissario straordinario, i comandanti della stazione dei carabinieri e della polizia municipale. Il viceprefetto Baldassare Ngoia ha augurato buon lavoro a docenti e discenti, raccomandandosi al senso di legalità che deve accompagnare ogni azione curriculare ed extracurriculare. Ngoia ha infine annunciato la riapertura della scuola Don Bosco entro novembre. Alla ditta incaricata di mettere in sicurezza il plesso sono stati richiesti altri interventi per dare maggiore sicurezza agli utenti della struttura, per ora costretti a doppi turni. Cerimonia ufficiale di inaugurazione dell'anno scolastico questa mattina anche nel plesso Francesco Crispi dell'Istituto Comprensivo Pirandello di Canicattì. La scuola quest'anno sarà diretta dall'agrigentina Giovanna Pisano. Oggi è un giorno di festa per le scuole primarie dell'infanzia del plesso Crispi di Borgalino. È la festa di inaugurazione dell'anno scolastico. È un momento di gioia che vede coinvolte tutte le componenti della comunità scolastica, i genitori, le insegnanti, gli alunni. Essere una festa di augurio perché quest'anno scolastico sia particolarmente sereno, proficuo e permetta di raggiungere quegli obiettivi per cui tanto intensamente si lavora in questo plesso. Questa nostra scuola, che deve far crescere al meglio i ragazzi che ci vengono affidati, deve diventare, e questo lo vogliamo fortemente tutti noi del plesso Crispi e tutti noi dell'Istituto Comprensivo Pirandello, un punto di riferimento per l'intero territorio, per l'intero quartiere di Borgalino, per l'intero paese di Canicattì, per l'intera città di Canicattì. Quindi è questo l'augurio, che si raggiungano gli obiettivi di crescita, di formazione e di promozione culturale nella scuola e nel territorio. Questa festa rappresenta concretamente un primo momento di collaborazione anche con il territorio, con le famiglie, perché tutti si sono adoperati perché possa riuscire nel migliore dei modi. Ecco, ora questo che sia veramente un ulteriore augurio, cioè che insieme, in piena sinergia con gli enti locali, con le famiglie, con la parrocchia, si possano raggiungere tutti quelle finalità e quegli obiettivi che fanno realmente crescere la scuola. Una scuola che, sottolineo a grandi lettere, si impegna perché è costituita da personale, da docenti che realmente ci mettono l'anima, e quindi tutto questo servirà sicuramente per far crescere i ragazzi, ma come ho detto poc'anzi, anche e soprattutto per far sì che nel territorio ci possa essere una reale promozione culturale. Gli amici di Angelo Portannese, il 17enne di Canicattì morto lo scorso mese di aprile in un incidente stradale, hanno voluto onorare la memoria del giovane impegnandosi nella realizzazione di un videoclip che ricostruisce gli ultimi momenti di vita del giovane. Lo vedete appunto dalle immagini. Ad aver avuto l'idea del video è il giovane cantante canicattinese Alessandro Corona, che ha anche inciso un brano dal titolo Un angelo volato in cielo. Per quasi 10 anni estremo difensore della Juventus, Stefano Tacconi sarà venerdì sera a Canicattì per incontrare i suoi beniamini. Il portiere d'Italia 90 sarà ospite del club bianconero della città. Venerdì sera una giornata importante per gli juventini di Canicattì, arriva una stella del firmamento bianconero, Stefano Tacconi. Sì, venerdì verrà Stefano Tacconi.
farà una cena con tutti, diciamo, quelli che fanno parte del club Juventus di Canicattì. E con questo voglio cogliere, diciamo, l'occasione di invitare tutti i tifosi juventini a partecipare a questo club, perché fa una serie di iniziative molto belle e soprattutto si condivide una passione assieme, che è quella di vedere le partite la domenica, di gioire assieme come domenica, insomma, con il Milan che abbiamo vinto. A proposito di iniziative e di soddisfazioni, due domeniche fa a Catania siete stati scelti tra tre club della Sicilia. Sì, il sabato precedente c'è stata il giorno prima della partita Catania-Juventus, la dirigenza della Juventus ha voluto premiare i club siciliani e ha invitato tre di ogni club a partecipare ad una cena. Doveva essere presente anche, diciamo, Agnelli, però purtroppo non è potuto venire, però ha partecipato Marotta, che è stato assieme a noi, ed è stato davvero una bella cosa, perché avere un collegamento direttamente con la società Juventus, che è una società prestigiosa, è davvero un orgoglio sia per Canicattì, anche e soprattutto per il club, che insomma continua, insomma, perché addirittura, per chi non lo sapesse, a marzo il club Canicattì ha premiato Del Piero, ha premiato una serie di giocatori, sono stati accettati e scelti tra tutta una serie di club, ed è stato davvero una bella cosa. Ed è un invito, ripeto, a tutti i cittadini di Canicattì a partecipare a questo club, che è un modo per stare in maniera sana con altre persone e condividere una passione. E con questa intervista si conclude l'edizione di TRC Notizie di oggi. Arrivederci.